Buonasera, siamo live in questa puntata speciale delle Books Angels che si sono trasferite su Facebook per questa volta. Poi capiremo se ci saranno altre occasioni e se ci trasferiremo altre volte, ma volevo presentare la mia ospite di questa sera, anche se siamo una coppia oramai super, super, come si suol dire, unita, per cui consolidata. Vi presento Mariangela Copone, The We Small Blog, perché chiaramente il suo blog si chiama The We Small Blog e su Instagram, dove normalmente siamo, è proprio con The We Small Blog. Quindi Mari, aspettando che arrivino gli ospiti, cominciamo a raccontarci un po' di cose io e te e poi chiaramente eventualmente ripetiamo alla fine. Certo, intanto saluto tutte quante voi che ci seguite, tutti voi che ci state seguendo. Noi siamo appunto le Books Angels e generalmente la nostra diretta la facciamo su Instagram, ma questa sera, proprio per la particolarità della tematica che tratteremo, e lo vedrete a breve, abbiamo deciso di comparire qui sugli schermi di Fento. Già è un volto più che noto nelle dirette su questa piattaforma. Io sono appunto Mariangela Cofone, sono book blogger e bookstagrammer, molto attiva appunto su Instagram e ho anche un sito web in cui potrete leggere tutte le varie recensioni dei libri che leggo appunto per collaborazioni e anche per mia curiosità. E appunto questa sera, come vi abbiamo un po' accennato, parleremo sicuramente di libri, di letture, ma affronteremo anche una tematica un po' particolare, un po' speciale, che ci ha spinto anche a trasferirci per questa sera appunto proprio su Facebook. Vero Lucia? Sì, assolutamente sì. Io sto andando su Facebook perché devo vedere che sia arrivato il tutto, che eccoci qua, siamo in diretta. Intanto hanno già commentato. Buonasera ad entrambe, ciao. Ci saluta Alessandro Porri, che è uno scrittore di fiabe per bambini meravigliosi, meravigliose, anche i bambini che vedono le fiabe, ovviamente. E, è uno scrittore anche di romanzi e quindi è un grande piacere averti qui stasera, Alessandro, ciao. Poi c'è Bruno Volpi, buonasera ragazze, Bruno Volpi, ti presento un po' le persone che magari tu non hai avuto modo di conoscere. Bruno Volpi è un autore magnifico, anche lui, devo dire che fa parte della scuderia della casa editrice Laura Capone insieme ad Alessandro Porri, hanno scritto tantissime fiabe per le antologie che Laura Capone propone per le scuole. Così intanto facciamo anche un po' di pubblicità a questa realtà meravigliosa perché Alessandra Capone regala in quanto editore alle scuole i suoi testi in modo che da piccoli fino a grandi possano cominciare ad apprezzare autori nuovi. L'ultimo romanzo di Bruno Volpi è La tavolozza dell'anima, che è un romanzo meraviglioso che ti consiglio perché è veramente super originale. E poi abbiamo un'altra scrittrice, abbiamo Iris Bonetti che ci segue anche su Instagram. Ciao Lucia Caponetto, ciao a entrambe. Iris Bonetti è un'altra autrice della quale ho fatto una recensione del suo romanzo Isolati, che è un romanzo d'avventura meraviglioso, un tomo. Infatti lei mi dice: quando l'hai finito, avvisami, quando l'hai finito, avvisami, ma vale la pena leggerlo perché è veramente, veramente bello. Questi sono gli ospiti al momento. Aspettiamo l'autrice Laura Valle, che dovrebbe scriverci: ciao, sono arrivata, credo, se no scrivicelo Laura, così noi siamo sicure. E intanto direi che possiamo anticipare un po' com'è nata questa diretta? Non tanto su Facebook, che l'abbiamo già un po' accennato, ma la scelta di questi libri. Da dove è nata? Com'è nata? Dai, Mari, facciamoci due chiacchiere io e te, i nostri amici ci ascoltano. Intanto siamo a 10 occhietti, che non è niente male. Assolutamente, anzi tra l'altro ne approfitto per invitarvi a interagire con noi in diretta perché quella di questa sera sarà una puntata di presentazione di tre libri particolari di un'autrice che abbiamo avuto già modo di conoscere attraverso un'altra sua pubblicazione dedicata ai racconti di donne anziane che quando erano bambine, quindi quando erano giovani, hanno vissuto il fascismo e quindi la guerra. E il suo libro ci ha colpito particolarmente, su cui appunto abbiamo anche realizzato, vero Lucia, una diretta, sempre delle E Books come? su Instagram, e che è piaciuta moltissimo e nella quale ci siamo anche divertite molto.
Ed è stato anche un modo per affrontare alcune tematiche che a noi stanno particolarmente a cuore, no? Legate appunto alle donne e all'importanza anche che hanno avuto in quel periodo. Ebbene, l'autrice Luana Valle è stata così gentile da inviarci altri tre libri, quindi si tratta di una vera e propria... possiamo definirla trilogia, anche se non si parla di Harry Potter. Assolutamente. Riguardo appunto a tre tematiche. Tre tematiche, li facciamo vedere, Lucia, che dice, chiamiamo la regia. Certo. Non c'è di sovraimpressione. Assolutamente, d'accordo. Uno, due, tre. Eccole qui. Quindi, come vedete, questa sera la tematica principale sarà quella dedicata alle tardone. Tardone! Infatti, Luana Valle ha scritto appunto questi tre libri in ordine, se non erro, dieta per tardone, poi ginnastica per tardone e dulcis in fundo, non poteva mancare, sesso per tardone. Tra l'altro sono copertine davvero molto belle. Bellissime. Di farvi vedere appunto la grafica di questi libri. Le illustrazioni sono di Luigi Berio e regia colori di Paolo Vinci, già che ci siamo appunto ne approfittiamo. E per citarli, l'editore è Andrea Pacilli, così avete già qualche informazione in più. Esatto, intanto è arrivata Laura, è arrivata Luana Valle che ci saluta, quindi siamo tranquille che la puntata può cominciare con l'autrice. E io, cosa dici? Partirei, magari non anche in ordine, ma casualmente sono in ordine, in realtà forse andremo proprio in ordine, con il dieta per tardone, anche se devo dire la verità che io e Mariangela non abbiamo voluto darci proprio un ordine preciso, no? Quindi salteremo di palo in frasca, come si suol dire. Salteremo da uno e dall'altro. Esatto, faremo dei salti pazzeschi da uno all'altro, ma perché vale la pena. Ma c'è una costante, più di una, ma ci tengo a precisare, una costante in questi tre libri, ovvero la definizione della parola, del termine tardona per la Treccani, l'enciclopedia Treccani, e la definizione e la definizione per quanto riguarda il gergo delle ultra quarantenni. Nel frattempo mi sono distratta un attimo perché è arrivata la mamma che scrive: ciao belle bimbe, altro che tardone, brava mamma, grazie stasera. Grazie mille. E una con molta solidarietà tra di noi. Aspetta che c'è qualcosa che... Cosa c'è? Ma sono in diretta. Niente, deve arrivare adesso, scusatemi. Eccola qua. Mi sono dimenticata. Sì, mascherina, ho voluto a tutti i costi mettere la mascherina. Non tutti la conoscono. In realtà è la nostra mascotte, è Ernestina. Ed è la nostra amica che ci tiene compagnia durante queste dirette. Non capisco perché mi faccia no. Vuoi dire qualcosa? Vuoi togliere la mascherina? Vabbè. Ciao Ernestina. Sollillo. Mi sembra che vada tutto bene quindi, no? Ebbene sì, lui è Lillo, Sollillo. E chi ha visto LOL lo potrà capire, chi non l'ha visto no, e quindi chi non avrà visto LOL invito caldamente a partecipare. Non l'ho visto. Esatto, per quello. Basta così, senza parole, perché il collegamento è stato ovviamente diretto e non me l'aspettavo, proprio da Ernestina. Non l'avrei mai detto, Ernestina, di te tutto questo. Pensavo che... In effetti, tra l'altro vorrei farti notare, giuro che è casuale, come siamo vestite uguali. Ernestina, però siete proprio ci molto confondiamo ci vestite una falda che secondo me è bellissimo. Ha avuto un successo, guarda, me lo sono messo per andare a lavorare e vi dico la verità, non mi sono cambiata e ho voluto fare la diretta così, perché è una falda, secondo me era assolutamente in tema, perché sarà una tardona eccezionale, e devo dire che Mafalda
è poco più grande di me, secondo me, rispetto ai miei ricordi di infanzia, quindi è perfetta in tema. Ma soprattutto adesso che noto questo fondant, è veramente imbarazzante. Allora, per chi non la conoscesse, lei è Ernestina, la gallina, che questa sera ogni tanto farà un intervento quando riterrà e se riterrà di dover intervenire. Beh, presenta, come dici, scusami, perché sai che arriva dopo? A sua discrezione. A sua discrezione. Bene, brava Ernestina, grazie della tua partecipazione. Intanto scrivono, ultra quarantenni? Allora ci sono dentro anch'io. Siris, non hai idea, l'ho scoperto di recente, è stato drammatico. Questa qui invece... Sono alle soglie, però infatti l'argomento mi interessa particolarmente. Però è alle soglie, cioè non so se... Però meglio prevenire, quindi meglio... Meglio prevenire che curare. Allora vi do la definizione, perché comunque io resto la lettrice e da questa parte abbiamo colei che recensisce. La recensione dal dizionario Treccani. Tardona, sostantivo femminile. Donna in età non più giovane, specialmente se mantiene o ostenta modi, atteggiamenti ed abbigliamento giovanile. Dal gergo delle ultra quarantenni, tardona, sostantivo femminile, simpatico appellativo riferito ad affascinanti signore di mezza età, curiose e disponibili verso la vita, gli altri e se stesse. Dotate di una grande ironia, non millantano di essere giovani. Lo sono! Quindi partiamo secche così. Andiamo a vedere. Belle carte. Ora, dopo di ciò, andiamo a scoprire che cosa ha spinto Luana Valle a scrivere Dieta per Tardone. Ogni libro, ogni testo ha la spiegazione del perché. Allora, partiamo dalla Dieta per Tardone. Perché ho scritto Dieta per Tardone? Per due motivi. Il primo consiste nel fatto che mi sono resa conto che l'esercizio da solo, per quanto regolare ed eseguito correttamente, non è sufficiente per mantenersi in forma. Perché nel corpo di una donna di mezza età si verificano cambiamenti sostanziali del metabolismo, per cui diventa importante mangiare meno e meglio. Il secondo è perché me lo hanno chiesto tante amiche che come me stavano vivendo questo delicato momento. Per cui mi sono rimboccata le maniche e mi sono messa al lavoro. Infatti è molto interessante questa motivazione che ha appunto spinto Luana Valle a scrivere prima Dieta per Tardone, poi Ginnastica e poi Sesso. Una vera e propria trilogia che tratta argomenti di cui però non si parla tantissimo in realtà e lo fa in modo sicuramente molto approfondito con appunto conoscenze, dopo vi parlerò, vi introdurrò anche l'autrice, così conosceremo anche Luana, e parla appunto di tematiche molto delicate, di cui si parla poco, lo fa in modo molto approfondito, serio e professionale, però anche con un pizzico di ironia. Soprattutto ciascun libro comincia proprio con un'introduzione, di cui appunto Lucia ci ha letto una parte, in cui Luana stessa parte proprio da quella che è la sua esperienza. Quindi questi libri nascono sicuramente da diverse motivazioni che conosceremo nel corso della diretta, però principalmente sono nati proprio da quella che è anche la sua personale voglia di approfondire queste tematiche, proprio perché lei stessa si stava avvicinando alla cosiddetta mezza età, quindi aveva voglia di approfondire queste questioni, di entrarci dentro e quindi parte proprio da quelle che sono le sue, che è stata la sua esperienza personale, partendo appunto dal suo rapporto con il cibo, dal rapporto con lo sport e poi, anche se lo affronta giustamente in modo più delicato, anche il rapporto con il sesso, andando appunto avanti con l'età. Esatto. Diciamo che io trovo che, come diceva giustamente Mari, in questi tre libri ci sia tutto. C'è la verità,
c'è la scienza, perché lei ha studiato moltissimo prima di scrivere, perché attenzione, io lavoro nel mondo del dimagrimento, no? È il mio mestiere, il mio lavoro è proprio quello. E quindi so per certo quanto sia importante documentarsi prima di dare delle informazioni, soprattutto quando si parla di dieta, perché siamo tutte sensibili a questo argomento. E il rischio di cadere in trappole di dieta di giornali, di dieta che fa l'amica che magari è alta 20 centimetri più di me, la faccio anch'io, non so perché, io non ho i risultati. Quindi è un tema per me molto caldo. Devo dirvi la verità, quando mi sono arrivati questi tre romanzi, questi tre libri, io mi sono un po', ero un po', diciamo, limitata al titolo, quindi pensavo che fossero più, passami il termine Luana, non voglio sembrare, ma più divertenti e basta, ecco, pensavo che fosse una cosa più ironica che altro, invece è stata una piacevolissima scoperta leggerli e capire quanto effettivamente di altro ci fosse. Ora, conoscendo un po' Luana dopo il suo ultimo romanzo, certamente mi era giusto aspettarsi qualche cosa di anche molto profondo, però il titolo mi ha fuorviato non poco. Quindi, bello scoprire che oltre al divertimento c'è anche tanto da imparare. E come c'è tanto da imparare, c'è anche tanto... ci sono tanti argomenti sui quali riflettere, no? Uno sui tutti che mi ha colpito, ma forse perché a pagina 6 è spuntato fuori, è il marito di Luana. Quindi, in questi tre romanzi, in misura diversa, sarà presente questa figura maschile che è davvero importante all'interno di queste letture, ma è importante nel modo giusto. Lei ha dichiarato che nel libro che sta facendo vedere Mariangela, ovvero Sesso per Tardone, ci sarà poco, infatti non troverete delle spiegazioni pazzesche della vita sessuale di Luana, che ha detto: ragazzi, perdonatemi, vi dico solo questa, poi sono un po' cavoli miei. E quindi io e Mariangela ci siamo rilassate, abbiamo detto bene, quindi anche noi non dobbiamo proprio entrare nel dettaglio, esatto, della vostra vita sessuale. Ci siamo salvate da questo punto di vista. Quindi ci siamo salvate, mentre nelle altre due situazioni devo dire che complimenti a Luana ad aver trovato un uomo che comunque la appoggia, no? Nelle cose che fa, ma con quella sensibilità che non tutti gli uomini hanno. E io leggo proprio un paio di righe per farvi capire questa cosa. E ci sono due circostanze, addirittura potrei anche fare... no, non lo faccio già al salto, rimaniamo ancora un attimo qua. La parola che mi viene in mente leggendovi questa frase è il sostegno. Luana, nella prima pagina che vi ho iniziato a leggere, continua dicendo che di essere cresciuta col latte della mamma fino a 9 mesi. Che cosa è successo? Che quando è nata la figlia di Luana, in realtà dopo 1 mese e mezzo mia figlia non cresceva più e dormiva poco, e io stremata piangevo ogni volta che arrivava l'ora della poppata, sentendomi completamente inadeguata. Finché mio marito non ha pronunciato la frase risolutiva di cui gli sarò eternamente grata. Una mamma non si giudica da quanto latte produce, quelle sono le mucche. Così siamo passate, men che non si dica, all'allattamento artificiale, che ha riportato il sorriso a me, una crescita regolare a mia figlia e il sonno a tutta la famiglia. Ecco. È bellissima questa parte, perché sicuramente tocca anche una questione molto importante, ovvero il ruolo dei compagni, i mariti, laddove sono anche nel sostenere, nell'accompagnare la propria compagna anche attraverso questa fase della vita, che sicuramente implica un cambiamento e implica anche un mettersi anche nuovamente in gioco. Il fatto anche di, e lo affronta anche Luana questo aspetto, di comprendere che non finisce qualcosa, ma continua, seppure con anche modalità differenti, ma anche negli anni della mezza età è possibile davvero sbocciare come donna. E come? Ed è importante, come appunto ha sottolineato Lucia leggendoci questo passo, il ruolo dei propri compagni, quindi degli uomini. Quindi, ometti che ci state ascoltando, tenetelo presente, perché questi libri
in realtà parlano delle donne, ma sono a mio avviso anche molto interessanti da fare come letture anche per gli uomini, anche per conoscere e avvicinarsi un po' di più a quello che è davvero l'universo femminile, quelle che sono le problematiche anche che una donna si trova ad affrontare nei cambiamenti della proprietà, no? Del proprio corpo. E io davvero consiglio sempre queste letture che sembrano principalmente dedicate alle donne, in realtà secondo me lo sono tanto anche per gli uomini, perché sono delle modalità per entrare ancora più in contatto e conoscerci davvero nel profondo. Quindi certo, sono libri da regalare ai propri compagni, ai propri amici, perché male non fanno, assolutamente. Male non fanno, e soprattutto in un modo molto delicato danno proprio delle istruzioni per l'uso, in tutte e tre. Quindi, perché antenne dritte, dovete sapere che se le donne, ora come al solito gli ramari, poi generalizziamo, poi ci sarà quella che dirà che non è vero, poi ci sarà quella che dice così dalla nascita, però io parlo in generale sempre, perché per forza dobbiamo parlare in generale. Maschi, se ci sapete prendere, alla fine ottenete molto di più da noi, quindi fate anche un po' i furbi, no? Provate magari a capire, a soddisfare, cioè tipo, se una donna, la vostra donna, viene da voi e vi dice: non sono ingrassata secondo te, non partite secchi con un sì, in effetti 4 kg li hai presi, 3 kg sì magari, oppure ma vabbè dai, c'è tempo per l'estate, ti metti a dieta tra un po'. No, non si dice così. No, non si, e non si dice neanche a me piace anche cicciottella. No, non si dice così. Luana non entrerà proprio in questo tipo di argomento, ma darà tantissime istruzioni per l'uso. Quindi io vi faccio un esempio, ma non istruzioni dell'uso, attenzione, lei dà delle istruzioni per l'uso per vivere meglio con noi stesse, perché ricordiamoci che la cosa più importante siamo noi ed è star bene con noi stesse. Esatto. Il maschio c'entra nella misura nella quale più noi siamo tranquille con noi stesse, più riusciamo a dare dall'altra parte, no? E tenuto conto che stiamo parlando di dieta, perché se no, se stessi leggendo il sesso dicendo così, avrei potuto già scatenare. Quindi ho cambiato i doppi sensi, incomprensioni a chi ci segue, perché è meglio non rischiare, non ci sono mai... argomenti, bisogna andarci piano. Esatto. Quindi le istruzioni per l'uso, in realtà, vi faccio degli esempi, sono per noi stesse, cioè come affrontare meglio e come affrontare con il sorriso determinate cose, ad esempio difficoltà cognitive, vuoti di memoria e difficoltà di concentrazione. Non vi allarmate, non stiamo diventando matte, si possono manifestare, e non vi preoccupate, perché in misura diversa succede a tutte e qualche volta possono persino tornare utili. Cosa fare? Eccoci qua. Tenere allenata la memoria con esercizi tipo enigmistica, leggere molto, intraprendere nuovi corsi di studio. Ricordo a tutte che la cosiddetta Università della Terza Età propone corsi di ogni tipo, frequentati soprattutto da tardone. E poi utilizzare tutti gli accorgimenti possibili per ricordare le cose, come riporre gli oggetti sempre negli stessi posti, annotare gli impegni e gli appuntamenti su più agende e sul calendario della cucina, scrivere lunghi elenchi delle commissioni da fare prima di uscire, per poi lasciarli a casa e improvvisare, arte in cui siamo bravissime. Esatto, non ci batte nessuno in questo, assolutamente. Oppure, e questa cosa la leggo perché torniamo a bomba con quest'uomo meraviglioso che ha Luana, l'attività più indicata, qui dice, allora, allenarci al pensiero positivo, dice Giovanotti, a considerare situazioni e realtà belle e piacevoli, essere ottimisti, giudicare i cambiamenti come una risorsa, guardare le cose in modo costruttivo. E
qui scopro che ginnastica per tardone è nato prima della dieta. Non è finita, perché non è finita, come afferma Olimpia Dukakis nella Bella Commedia stregata dalla Luna. L'attività più indicata? E so per certo che Luana la fa ancora adesso, perché l'altra sera su Facebook, il giorno dopo meglio, ha pubblicato delle foto tutta la sera, ha ballato come una matta con suo marito e le sue figlie. Quindi c'è scritto quello che fa. Ballare fa bene. Sembra un po' alto il volume. Allora aspettate che abbasso il volume. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che se avete domande, delle curiosità, potete scrivercele appunto nei commenti, così vi rispondiamo subito. E esatto. Infatti, ballare è un'attività che fa benissimo, fa veramente molto bene a tenersi in forma. Infatti, quando ho letto questa parte, mi sono ricordata di quando, appunto, un po' di tempo fa, prima della pandemia, anche vedevo delle signore e dei signori di mezza età veramente scatenatissimi nel ballo e molto appassionati. Pensavo, caspita, come sono in gamba, a parte come sono belli da vedere perché si divertono tantissimo, e poi come sono davvero bravi, perché alla loro età ballare in generale, però soprattutto alla loro età, ha tantissimi benefici. Si tengono in forma, fa benissimo all'umore, socializzano e quindi davvero aiuta anche, secondo me, a dare quel gusto in più alla vita, che secondo me aiuta anche. Sicuramente, sicuramente. E concludo con questo tuo richiamo interessante, dicendo che il ballo è un utile esercizio aerobico e contemporaneamente un modo divertente di conoscere persone. Il tango in questi anni ha avuto un exploit pazzesco, no? Non dimentichiamo che andare a ballare presuppone una piacevole fase preparatoria in cui ci si fa belle, si indossano i vestiti più carini, si mettono i tacchi, i reggiseni che tirano su, calze più velate del solito, per poi occhieggiare sbattendo le ciglia in modo che il ballerino più fascinoso abbia desiderio di invitarci a ballare. Utile e dilettevole, non si sono mai mescolati così bene. Quindi attività fisica, conosco persone, mi sento a mio agio, mi sento più bella. Luana Valle scrive: è vero, abbiamo ballato come matti, è stata una serata indimenticabile, e si vedeva. Allora, lì dove siamo? Alcune illustrazioni che trovate in Ginnastica per Tardone, dove l'autrice, che tra l'altro ha una pluriennale esperienza legata appunto all'attività fisica del corpo, perché ricordiamolo che lei insegna nella scuola secondaria di primo grado, però ha sempre studiato materie relative appunto al corpo, al movimento, allo sport, diplomata all'ISEF, che ora si chiama laurea in scienze motorie, e laureata anche in pedagogia, quindi ha lavorato tantissimo con il corpo e anche sul corpo degli altri, ha avuto anche una palestra, quindi ovviamente parla con cognizione di causa. E in questo libro trovate tantissimi spunti interessanti proprio per fare esercizio fisico. Vero, verissimo. Ci sono tantissime appunto illustrazioni in tutti e tre i romanzi. Giustamente, come diceva Mari, in Ginnastica per Tardone ci sono davvero tanti esercizi che si possono fare a casa e utili per mantenersi in forma. Ma parlando sempre di dieta per Tardone, c'è un capitolo che si intitola Sesso e consumo energetico. Allora, io ho trovato questo capitoletto, in realtà ve ne leggerò un paio di pagine perché sono veloci, veramente, veramente divertente, anche perché lei scrive, non aveva ancora scritto Sesso per Tardone ovviamente, e quindi lei scrive: fare sesso è un'ottima attività fisica che, come già accennato, agisce sui nostri apparati cardiocircolatorio e respiratorio. Ma quanto si consuma? E lei scrive: ho raccolto questi dati non proprio scientifici. Allora, bacio, circa 3 calorie. Bacio alla Notorious, 35 calorie. Notorious,
L'amante perduta è un film del 1946 diretto da Alfred Hitchcock. Nella prima parte del film, la scena sul balcone della casa di Rio de Janeiro, della durata di 3 minuti, è diventata famosa per il bacio più lungo nella storia del cinema fino a quel momento, entrando così nel Guinness dei primati. Quindi sappiate che un bacio alla Notorious fa consumare più di 35 calorie. Togliere i vestiti con calma, 12 calorie. Togliere i vestiti con foga, 85 calorie. Mettere un preservativo con erezione, 5 calorie. Mettere un preservativo senza erezione, 170 calorie. Preliminari affrettati, 15 calorie. Preliminari con adeguate sollecitazioni del punto G, 155 calorie. Per quanto riguarda le posizioni, ci sono un'infinità di varianti che comportano un diverso consumo di calorie, dalla classica posizione del missionario, 22 calorie, a quella del candeliere, 916 calorie, 916 calorie. Cioè, quella del candeliere non è proprio da tutti i giorni, eh? Quest'ultima posizione, che richiede forza, resistenza, equilibrio ed una certa elasticità, pare poco indicata per le donne magre, potrebbero uscirne deludite. Giustamente, essendo il libro trattando, dal momento che il libro tratta dieta per tardone, è giusto che voi sappiate che se volete fare questa posizione vi dovete mettere a dieta, ma fermarvi prima del risultato ottimale, perché il sesso potrebbe risentirne, quantomeno nel candeliere. Raggiungere l'orgasmo dalle 120 alle 280 calorie. Raggiungere l'orgasmo dalle 120 alle 280 calorie, dipende. Fingere l'orgasmo, 310 calorie. Restare a letto a farsi le coccole, 20 calorie. Andare via subito cercando di fornire una spiegazione convincente, 500 calorie. Rivestirsi con calma, 35 calorie. Rivestirsi rapidamente, 90 calorie. Rivestirsi mentre sua moglie suona al citofono, più di 3.000 calorie. Buoni intenditori! Direi che abbiamo detto ben bene bene. Allora, direi che possiamo passare, perché qui io e te vedi come siamo, che riusciremo a parlare per un'ora e mezza dello stesso romanzo. E andremo davvero avanti. Tra l'altro vorrei dire una cosa in più su dieta per tardone. Sì. Che leggevo appunto sempre nella parte introduttiva alla fine, che appunto Luana Valle sottolinea che con qualche accorgimento, quindi con una dieta sana, un'attività fisica regolare, come abbiamo visto da quello che ci ha illustrato la nostra Lucia, e una buona dose di ironia, si può affrontare anche la vita da tardone felici di esserlo, perché diciamolo, non c'è niente di male ad avere una certa età, anzi, secondo me è molto importante anche essere felici di portare gli anni che si hanno, proprio perché è importante viverli bene e sentirsi bene con se stesso. In questo modo non c'è bisogno di mentire sull'età, anzi dire no, io ho 45, 50 anni e sono anche orgogliosa di questo. E in dieta per tardone trovate alla fine, giusto per non farci mancare assolutamente nulla, anche alcune ricette che potete fare, quindi vi potete davvero sbizzarrire. Primi, secondi, dolci, antichi, ne trovate veramente di molto sfiziose, quindi davvero si tratta di libri molto completi. Assolutamente d'accordo con te. Completi, ci sono anche i dolci, ci sono ricette di tutto un po', e quindi davvero, ma poi guardate, ci sono gli esempi di dieta, 1200 calorie, 1500 calorie, e ci tengo, perché l'ha scritto, è scritta Manent, che ha studiato molto prima, ha ripreso dei libri che non teneva tra le mani da tanto tempo, quindi è un qualche cosa che lei ha scritto a fronte di informazioni e di documentazione, quindi siamo tranquilli che quello che leggiamo, certamente, magari se abbiamo un nutrizionista, e qui arriva la parte che non riesco a togliere dal contesto, certamente vale sempre il discorso, ma so per certo che Luana è d'accordo con me, dal momento in cui abbiamo necessità di perdere peso, così come quando abbiamo male al ginocchio andiamo dall'ortopedico, è giusto andare da chi si occupa di alimentazione se abbiamo un problema di sovrappeso, perché ognuno di noi è diverso ed è importante
che il medico o il nutrizionista ti faccia un'analisi della tua composizione corporea e da lì decida la strada migliore per te. Chiudo il momento aziendale. A persone esperte e competenti, mi raccomando. Questo esatto, esatto. Luana scrive, ma certo, sono una tardona, fiera e felice di esserlo. Buona lettura, buonasera Books Angels, ci scrive Antonio. Ciao, buonasera anche a te, è arrivata anche Valeria Cocciolani, da tipo un paio di giorni è uscito il suo ultimo romanzo della Colf, direi che proprio chiude la saga dei sei romanzi. E poi chi c'è? Il volume abbiamo risolto, Gabriella Doagio? Bene, mentre aspettiamo che qualcuno abbia qualche cosa da dire, passerei alla seconda lettura, cosa dici? Direi proprio di sì, io intanto sto tenendo anche monitorati i commenti per anche giusto interagire con i nostri amici e le nostre amiche che ci stanno ascoltando. Bravissima. Intanto, mentre tu cerchi la prossima lettura, Lucia, sì, faccio una breve presentazione magari per chi si è collegato solo in questo momento e si starà chiedendo ma cosa staranno combinando Lucia Caponetto e The Wismol Blog. Noi siamo le Books Angels, recensiamo libri ma non solo, grazie alla presenza di Lucia ne leggiamo alcune parti proprio in diretta per farvi proprio assaporare il gusto delle letture che vi proponiamo tra autori emergenti, esordienti ma anche già affermati. In genere esatto, siamo molto attive con le nostre dirette su Instagram, ma questa sera abbiamo voluto fare un'eccezione, uno strappo alla regola per portarvi i libri di Luana Valle anche su Facebook. Esattamente, ma c'è una mezza paginetta, perdonami, in dieta per tardone, che non posso fare a meno di leggere perché è un argomento che a brevissimo toccherà a me, che è la menopausa. E ho scoperto, leggendo questa pagina, cose interessanti rispetto alle donne nel mondo, che vi volevo dire. Da un punto di vista sociologico e antropologico, i sintomi legati alla menopausa aumentano laddove diminuisce l'importanza della donna non più fertile all'interno della famiglia e soprattutto della società. Nelle donne orientali i sintomi si presentano con la stessa intensità e la stessa frequenza rispetto alle donne occidentali, ma con un minor disagio. Da molte donne africane che hanno trascorso gran parte della loro vita in amenorrea, assenza di mestruazioni, per le molte gravidanze, la fine del ciclo non viene quasi percepita. Alle donne indiane e arabe, la menopausa che libera dal ciclo mestruale conferisce maggior rispetto e prestigio sociale. In alcuni paesi del Giappone, il passaggio della donna nella menopausa viene celebrato con festeggiamenti e le sue opinioni sono tenute in grande considerazione. In molte regioni della Cina, le donne con la menopausa entrano nell'età della saggezza. Persino nella società americana mista, le donne nere riferiscono meno sintomi rispetto alle donne bianche. Nella nostra società, andiamo a vedere, che esalta valori come la giovinezza, la bellezza e l'efficienza, quando la donna entra in menopausa, va in crisi. Anche gli uomini, benché non lo dicano, attraversano la cosiddetta crisi della mezza età. Uno su tutti, il famosissimo commissario Montalbano, creato dalla magica penna di Camilleri e interpretato in TV dall'affascinante Luca Zingaretti, che si screta assai per la camorria dell'età, quando si rende conto che le vecchiaie avanzano con la velocità di un razzo spaziale. Ma la menopausa è un cambiamento, non è una malattia. Ecco, ci tenevo a concludere così. Sì, molto importante proprio perché Luana, appunto, soprattutto in Sesso per Tardone, vuole anche un po' demolire quelli che sono alcuni luoghi comuni anche legati al sesso delle donne in menopausa, perché si pensa che in menopausa il sesso perde importanza. Ci sono tantissimi luoghi comuni legati a questa fase della vita, più che altro femminile, e quindi è anche molto interessante per questo motivo, perché in realtà va anche a valorizzare un momento che in realtà ha il suo valore, ha la sua importanza e quindi merita assolutamente anche di essere goduto nel assolutamente suo... assolutamente
E tra l'altro, come ha detto Lucia giustamente, non è che ci passano solo le donne attraverso queste crisi di età, ricordiamocelo, perché ci sono anche i nostri amici uomini. Esatto. Anche per loro può essere utile questa ventata di ottimismo. Esattamente, esattamente. Tra il sesso e la ginnastica, io torno un secondo ad una breve frase a proposito del marito che dicevo prima, così mi tolgo il pensiero di nominare questo marito meraviglioso, perché dopo che Luana ha avuto la seconda figlia, a un certo punto decide, giustamente, una volta che la seconda ha avuto 4 anni, ha deciso che avrebbe vissuto un po' per sé. E così è stato. Con un'amica ho deciso di fare qualcosa di nuovo. Le opzioni erano due, un corso di ceramica, mi piaceva l'idea di impastare la creta, e un corso di tango argentino. La scuola di tango era vicina a casa e così ci siamo iscritte, purtroppo senza un cavaliere, al corso per principianti. Quindi è importante, purtroppo senza un cavaliere vuol dire che il marito non è andata con lei e questa cosa poteva sfociare in qualche cosa di spiacevole, ma se è vicino un uomo intelligente questo non accade. All'inizio questa decisione non è stata completamente approvata, ma chi la dura la vince e balla. Ho danzato molto, comprato qualche abito da sera e i miei primi tacchi alti, ma davvero alti, sono stati proprio acquistati per quella circostanza. E mio marito ha apprezzato. Il massimo della mia carriera di ballerina di tango è stato danzare, anche se per soli 2 minuti, sul palcoscenico di un teatro davanti a 400 persone. Ma chi mai l'avrebbe detto? E soprattutto, ma chi me l'ha fatto fare? Mi domandavo agitatissima dietro le quinte, traballando sui tacchi. E per calmarmi facevo esercizi di respirazione. Ma alla fine mi sono detta con grande soddisfazione. A quasi 40 anni ho fatto anche questo. E quando mio marito ha affermato: eri bellissima su quel palco, avrei voluto gridare a tutti che sei mia moglie, mi sono sentita come mai prima. Quindi anche la donna più forte, più autonoma, più sicura di sé, e io so che tutte queste cose sono insite in Luana Valle, avere un uomo che ti apprezza è un qualche cosa in più, che da grande gioia, ecco. Assolutamente, è davvero molto importante in generale, però soprattutto anche per sentirsi apprezzate, sentirsi belle, sentirsi capaci, sentirsi proprio come delle star, come è capitato a Luana, è molto importante e questo i nostri compagni, i nostri mariti lo possono fare, assolutamente. In conclusione, dice Luana, sono felice, ma lo sarei di più se non avessi scoperto un giorno di qualche anno fa che mi stava crollando la faccia. Le mie guance si erano come sgonfiate e pendevano tragicamente ai lati del mento. Usiamo la faccia che corrisponde alla corrispondente emozione, come afferma la protagonista di French Kiss a un fantastico Calvin Klein. Certo, il crollo della faccia dà da pensare e dal viso nel giro di pochi anni il crollo si è esteso al resto del corpo, seguono in ordine sparso il sedere e il seno. Non c'è scampo. Una volta entrare in un negozio di biancheria era un divertimento, provavi questo, quello, sceglievi completini simpatici e stuzzicanti. Ora, lo dico con una sincerità che mi costa, inevitabilmente gli elastici si infilano nella ciccia. Poca o tanta che sia. In conclusione, talvolta non mi riconosco in quella che vedo. L'immagine che compare riflessa nelle vetrine dei negozi non è la mia e perciò mi rido con le amiche che provano quello che provo io. Rispetto a quando avevo 20 anni, cerco di curare di più la mia persona, scelgo con maggiore attenzione i miei vestiti, mi concedo qualche seduta dal parrucchiere, mi trucco un po' più spesso ed eseguo regolarmente gli esercizi che sono descritti in questo manuale. E poi mi guardo allo specchio con maggiore indulgenza. Cerco di non farmi fotografare troppo in primo piano e in ogni caso do una bella scrollata di spalle. Roman Gray scrive: «L'ironia è una dichiarazione di dignità. È l'affermazione della superiorità dell'individuo su ciò che gli capita. E invecchiare capita,
Nessuno se lo va a cercare, ma non invecchiare è peggio, pensiamoci. Perciò mi prendo un po' in giro nella convinzione che una donna che si piace e che è in forma, forte e sana, anche nella sua morbidezza, possa vivere meglio la cosiddetta mezza età e anche affascinare, incantare, ammagliare e sedurre molto di più di una faccia di plastica. Mi raccomando, prendete appunti perché questi sono consigli davvero, davvero molto, molto preziosi, basati proprio, ed è secondo me il punto di forza, su quella che è la sua esperienza, l'esperienza di Luana e quelli che sono anche i suoi ricordi, perché prima di addentrarsi nelle diverse tre tematiche, lei parte proprio da lì, da quello che lei ha provato e che l'ha spinta ad approfondire queste tematiche e a scrivere questi libri. Quindi ritroviamo i suoi ricordi, la sua esperienza, le sue emozioni, i suoi successi, anche i suoi fallimenti, i suoi dubbi, le sue paure, come davvero ognuna di noi. E quindi è come sentir parlare un'amica. Devo esatto. dire che l'impressione è proprio questa ed è proprio il bello di questi libri. Sentir esatto. parlare davvero un'amica e dà proprio l'idea di trovare anche qualcuno che riesca ad ascoltare anche quelle che sono le nostre esigenze e anche i nostri timori nell'affrontare un momento della vita comunque così delicato, perché obiettivamente è un momento delicato. Senz'altro, è un momento delicato e c'è Ernestina che vuole dire una cosa. Cosa c'è? Ah, dice che lei è molto fiera delle sue zampe. Delle sue zampe di gallina, vuoi dire? Sì, sì, sì. Lei dice che proprio le trova meravigliose, quindi non capisce come mai qualcuno possa pensare che possano essere qualche cosa da eliminare. Lei sostiene che se le levassero le zampe non potrebbe camminare. Hai ragione Ernestina, le zampe di gallina sono fondamentali, lo dico sempre anch'io quando mi guardo allo specchio. Sappi che d'ora in poi ti penserò quando credo penserò alle zampe di gallina della nostra Ernestina. Molto bene, qui come al solito chiacchierando siamo arrivate al tema che abbiamo lasciato per ultimo, perché adesso Mariangela ci racconterà cose turche, vero Mari? Assolutamente. Certo. Ero già preoccupatissima. Mi sei spaventata. No, ci siamo accordate, che vi racconteremo cosa Mari, scusa. No, assolutamente, ero già preoccupata perché Lucia è imprevedibile, quindi devo fare attenzione perché la vedo un po' birichina questa sera a parlare di tutte queste tematiche, la vedo bella spiritosa, quindi temo che tra poco arriveranno domande molto particolari. E invece ti stupirò, no, perché ci sono argomenti talmente delicati, talmente intimi, che è giusto che ci racconti soltanto tu, perché io ritengo che non sia giusto che raccontarli, ecco, quindi delle due è giusto che sia tu a dimorarti. Scherzo, scherzo! Ti ringrazio tantissimo dal profondo del cuore per questo altruismo che hai dimostrato nei miei confronti. Bene, e allora è il momento di Mariangela. Sto iniziando a tremare. No, guarda, abbiamo già finito di tremare, te lo prometto. Intanto io, per chi fosse arrivato in ritardo, farei un ripasso del termine tardona e direi che dal dizionario Treccani tardona significa donna in età non più giovane, specialmente se mantiene o ostenta modi, atteggiamenti ed abbigliamento giovanile. Dal gergo delle ultra quarantenni, tardona, sostantivo femminile, simpatico appellativo riferito ad affascinanti signore di mezza età, curiose e disponibili verso la vita, gli altri e se stesse. Dotate di una grande ironia, non millantano di essere giovani perché lo sono. Quindi scriviamoci anche questa definizione proprio da scrivere sul post-it e appiccicarlo allo specchio del bagno, così la teniamo ovviamente sempre presente. Tra l'altro, se avete qualche curiosità, qualche domanda, mi raccomando, potete scriverci nei commenti. Certo che tu dai degli assist, però.
Come? Dai, degli assist, anche tu, siamo arrivati al sesso per tarlone, dico, se volete fare domande non esitate, scriveteci, allora anche tu ti provochi però, Ernestina, non fare la gallina, perché di gallina ce n'è una sola, e sono io. Ernestina! Assolutamente, perché poi me ne vado a cercare e dopo non posso dire no, non rispondo. Non rispondo. Ma ti salvo io, perché invece ti racconto su di te. Perfetto, ti salvo io perché ti racconto come ha scoperto Luana che cosa fosse un rapporto sessuale. Ah, adesso entriamo veramente nel vivo della questione. Ho scoperto cos'è un rapporto sessuale e come si fa sentendo raccontare una barzelletta. Un ragazzo innamorato, perché allora era solo così, della sua fidanzata e desideroso di fare l'amore con lei, chiede a suo padre come si fa a fare sesso. E il padre, senza giri di parole, risponde: devi mettere la cosa più lunga che hai dove lei fa la pipì. E in quel momento, come un flash, come un'illuminazione, questo terribile e stupidissimo doppio senso ha squarciato il cielo della mia ignoranza e ho capito tutto. Per i curiosi, la barzelletta finiva così. Il giorno dopo i due fidanzati si incontrano, ma prima di finire sotto le coperte, il giovane va in bagno e dopo un po' si mette a gridare: aiuto, aiuto! Sono rimasto incastrato con un piede dentro al gabinetto! E, dice Luana, per la prima volta ho riso di cuore, e non perché ridevano gli altri, ho riso perché avevo capito, e ho riso e ho continuato a ridere tenendomi la pancia anche quando i miei amici non ridevano più. Perché il precedente rispetto a questo meraviglioso e divertentissimo aneddoto è che lei non capiva mai le battute, soprattutto quando si parlava di sesso, e quindi era un po', non dico frustrata, però il fatto di finalmente di essere riuscita a capire questa cosa l'ha veramente, veramente sfregata. Ma intanto leggo un commento, Lucia, sì, del nostro amico Bruno Volpi, che ci scrive: sì, siete forti ragazze e grande Luana, ti ringraziamo. Vero. Molto. Grazie Bruno. Grazie per essere qui con noi, per seguirci. Benissimo, Luana scrive: adoro Camilleri, ti ringrazio di averlo citato. Scrive: sono assolutamente d'accordo con Lucia, ha riferito sicuramente al discorso che serve un nutrizionista quando si vuole perdere peso. Assolutamente. Mi hai fatto commuovere, Lucia, ha scritto prima Luana, l'ho già letto e ho anche già risposto anche a me, perché effettivamente mi ha commosso quello che lei ha scritto. E direi che rispetto al sesso, dopo un po' di situazioni imbarazzanti, lei scrive: per fortuna le cose migliorarono. Il sesso è l'esperienza più completa, soddisfacente e appagante che esista, perché è l'unica che si fa con tutti e cinque i sensi. Ci avevate mai pensato? Durante il sesso fatto bene, si accarezzano preziosi velluti, si gustano sapori reconditi, si odono i sospiri dell'incanto, ci si inebria di profumi segreti e si guardano le meraviglie del mondo. La citazione è mia, ma di un racconto che nessuno vuole pubblicare. Ti è! Così gliel'ha detto. Ho sempre preferito il sesso comodo, fatto in un bel lettone, senza vestiti e senza fretta, piuttosto che quello rubato nei portoni, negli anfratti, con i pantaloni giù, la gonna su e le mutande in tasca. Bellissimo. E poi c'è un tema importante che viene trattato, anche se questo libro viene letto dalle Tardone, va da sé che potrebbe essere letto anche dalle figlie delle Tardone. E allora c'è un momento importante dove si parla di contraccezione. E c'è sempre forte timidezza rispetto a questo tema, no? Perché adesso io le ragazze di oggi non le conosco, non lo so, ma sicuramente ai nostri tempi entrare in una farmacia e chiedere un preservativo non era proprio una cosa così semplice, addirittura al supermercato, insomma, diciamo che le donne non erano tanto agevolate, no, in questa procedura, lo sguardo di coloro che erano lì
poteva essere abbastanza intimidatorio. Invece c'è chi si divertiva da matti proprio per questo. Scrive Luana: devo confessare che a volte mi sono divertita un sacco alle spalle dei farmacisti, sia uomini che donne, che mostravano un certo imbarazzo quando al banco io, una donna tra gli altri clienti, chiedevo senza abbassare la voce quello che volevo. Ed erano loro ad abbassare la voce se io mi dilungavo a guardare i vari tipi e chiedere spiegazioni sui vari modelli. Dopo aver scelto, mi facevano pagare come razzi e mi incartavano la confezione alla velocità della luce come fosse qualcosa di vergognoso da mostrare. E qui si apre un mondo che non affrontiamo stasera, giusto? Purtroppo ormai il tempo sta quasi per scadere e quindi dovremo rimandare determinati approfondimenti ad ulteriori puntate. Peccato, perché Mari era proprio volenterosa di raccontare dei dettagli della sua vita intima e sessuale che vi racconterà. Purtroppo dovete attendere, così creiamo anche un po' di suspense sull'argomento. Creiamo un po' di suspense, ma non posso esimermi dal far vedere intanto la scelta. Adesso Luana penso che butterà giù, però ragazzi, cioè, lei ha scelto di mettere anche le posizioni, no? E bellissimo, c'è la posizione della pinza, c'è la posizione del loto. Ma la cosa che proprio dice, questa è bellissima. La mia è bellissima perché lui non si trova. Veramente come per tutti. Ma voi. Guardate che cosa ha utilizzato per il maschio. E a me viene da dire che ha usato un tronco di figo. Esatto, direi che come abbinamento. No. No. Ecco, cioè il tronco di figo direi che è inevitabile. E devo dire che questa donna con questo tronco d'albero si diverte un bel po'. Quindi sappiate che non dovete acquistare il Kama Sutra comprando questo romanzo. E dai, è un romanzo. Ma secondo me si può definire romanzo. Insomma, a fine puntata sì, va benissimo definire. È un romanzo. Oh. E quindi direi che vi voglio togliere una curiosità. Io non la sapevo assolutamente. Adesso l'avevo trovato e l'ho perso, se non lo ritrovo un guaio. Caspita, questo è questo. Il bacio. Ecco, lo sapevate che si dice che in epoca medievale il bacio venisse usato dai cavalieri con lo scopo di capire se le mogli avessero bevuto mentre loro erano alle crociate. Ecco, a quei tempi sicuramente a me avrebbero sempre beccato, perché io un bicchiere di vino me lo bevo volentieri, quindi. Anche io non disdegno, ti dirò. Fortunatamente per noi tutti, il bacio non è rimasto circoscritto all'alimentazione né utilizzato come etilometro coniugale, ma è diventato quel meraviglioso scambio di emozioni che apprezziamo tanto. Assolutamente sì. Cosa ci diciamo, cara? Io andrei avanti per ore. Anch'io, perché davvero... Questi libri offrono tantissimi spunti per riflettere, per sorridere, per pensare, per ricordare anche, perché poi davvero se ci si pensa, come facevi tu prima Lucia, anche nel passare del tempo come cambiano anche certe percezioni, ad esempio. Anni fa magari certe questioni si vivevano in un certo modo, c'era anche più la questione del tabù anche legata al sesso. Nei giorni odierni, fortunatamente, molti di questi tabù sono caduti, si parla di più di tante tematiche e le si vivono anche con uno spirito diverso, sicuramente, quindi è anche bello ricordare anche quando si era piccoli e piccole come certo. Era anche diverso questo mondo. Fa parte verissimo. Proprio ricordi generazionali fondamentalmente, secondo me, perché i tempi cambiano, non è per retorica, però effettivamente è così, molte tematiche le si affrontano anche in modo diverso, le si vivono in modo differente. Vero, 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 vero.
Allora, cara, io direi che possiamo chiudere anche perché le persone iniziano ad abbandonarci perché giustamente devono preparare la cena, devono cucinare, devono andare a fare tutte queste cose che abbiamo, delle quali abbiamo parlato stasera. Guardate, vi do, aspettate che vi cerco un suggerimento per stasera. Ecco qua in sovraimpressione. Noi vi ricordo che siamo le Book Angels, ci trovate anche su Instagram con le nostre dirette. Questa sera eccezionalmente vi abbiamo fatto un saluto qui su Facebook. E io sono Mariangela Cofone di The Wismal Blog. Trovate il mio profilo appunto su Instagram, ma anche il mio sito web dove potete leggere le varie recensioni che scrivo. Assolutamente. Io invece sono Lucia Caponetto, ho un canale YouTube Lucci_Legge dove c'è un po' di pigrizia di iscriversi, ma non importa, c'è tempo al tempo. Su Instagram sono molto attiva con le autoletture che normalmente riporto anche su Facebook, ma non sempre, quindi andate a prendermi su Instagram e iscrivetevi, o meglio, seguite il mio profilo Instagram Lucci_Legge dove troverete sempre tante cose nuove. E concludo con questo: ogni tardona conclude il sesso a modo suo. Allora, leggere un buon libro è la conclusione ideale dopo qualunque attività si sia fatta. E ascoltare i consigli delle Book Angels, credetemi, garantirà serate così molto, molto, molto spesso. Indimenticabili, quindi seguiteci anche nei prossimi appuntamenti, nelle prossime dirette. Grazie. Esattamente, grazie per averci mandato i suoi libri. Grazie Luana Valle, davvero. Grazie a te Mari che hai accettato di trasferirti su Facebook per questa puntata. E noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a prestissimo, avrete mie notizie a breve. Vi ricordo che mercoledì prossimo alle 21. Non è vero, mercoledì prossimo alle 18:30 riprenderò la diretta con Romanzi in diretta, il mio personalissimo format con il quale faccio una recensione assolutamente soggettiva e moltissime letture dedicate tutte ad un romanzo. Si intitola Black Wedding di, ve lo dirò perché si chiama Anna Rosa, direi Weiler, ma chissà, magari ho sbagliato la pronuncia del cognome. Informerò bene con lei per dirlo meglio quando sarà il momento. Ci vediamo mercoledì alle 18:30. Grazie. Salutami. Ciao, a presto. Ernestina, che poi mi fai musi. Ciao, ciao ragazze. Ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima puntata. Tu non scappare, Mariangela, eh? Ciao. Ciao.